Ragazzi, benvenuti in questa seconda puntata di Tea Time. Dall'ultima puntata devo ammettere che ci sono stati degli annunci veramente interessanti. Partiamo dal fatto che è uscita la banned OCG che dovrebbe essere in vigore dal 1 gennaio 2021. Tra le bandite abbiamo Golem Tritatutto, tra le limitate Riavvio Rosso, Servitore Nadir, Pancratopo e Firewall. Mentre tra le semi limitate abbiamo Acceleratore Rottame, Yuloren, Collasso Magico e Spettro Terra Maledetta. Mentre a 3 abbiamo Scavi Fossili, Guidatur e Grefero Oscuro. L'unica cosa su cui mi voglio soffermare è il Firewall a 1. Sicuramente è dovuto dal fatto che nella ristampa che avverrà in Prismatic Art Collection, dove verrà stampata con artwork alternativo, avrà anche una modifica dell'effetto. Adesso mi permette di evocare dalla mano un mostro sei-verso, mentre prima era un mostro qualsiasi. E sappiamo com'è finita la storia. La decisione presa da Konami era necessaria, in quanto era la prima volta che la carta fulcro di uno dei protagonisti dell'anime entrasse in Banned. E questo secondo me è abbastanza inaccettabile, in quanto un bambino che si approccia al gioco guardando Reigns non può sentirsi dire dal judge della propria fumetteria che la sua carta probabilmente preferita non può essere utilizzata. Hanno sicuramente rischiato di perdere tantissimi giocatori, secondo me. Forse era da fare anche prima, però vabbè. Ci sta di sbagliare. Sono comunque contento abbiano modificato l'effetto. Spostiamoci adesso su alcuni prodotti. Qualcuno bello, qualcun altro meno, diciamo. Partiamo con le tre nuove Metal Card. Questa volta colore argento, con il mago nero, la maga nera e il drago bianco occhi blu. Se devo essere sincero con voi, diciamo che li voglio, ma non sono bellissimi. Ci hanno messo per l'ennesima volta quella cazzo di scritta Let's Duel, che è veramente brutta. Quelli vecchi con le divinità egizie sono un filo più carini, anche se preferivo l'artwork della tavola che compare nell'anime, dove ci stanno tutte e tre col faraone e Kaiba sotto. Altro gadget non brutto, ma sicuramente molto discutibile, è il cuscino da viaggio Lava Golem. È bello? No. È morbido? Forse. Ne avevamo bisogno? Probabilmente sì. Dovrebbe costare 3.800 yen, quindi quasi 30 euro. Vedete voi se spenderceli. Comunque, anche se mi fa schifo, cazzo se lo voglio. Passando di male in peggio, adesso parliamo... Scusate, di sottobicchieri. Sì, sono un set composto da 4 pezzi che ho rappresentato il disegno di 2 carte magia. Confido che sta roba non sia ufficiale, perché è veramente, ma veramente brutta. Concludiamo sta carrellata di prodotti con qualcosa di carino. È stato annunciato per il 13 marzo Cubo e Playmat di Ash, con l'artwork alternativo, al modico prezzo di 3.000 yen. Ma a me frega abbastanza poco, perché non sono un grande fan della nuova versione di questa carta. Preferisco l'artwork originale. Parlando invece della serie animata, l'11 ottobre 2020 al New York Comic Con è stato annunciato il doppiaggio in inglese di Yu-Gi-Oh! Sevens. Sinceramente a me frega abbastanza poco, perché me lo stavo guardando sottotitolato, però diciamo che se ne uscisse una versione italiana non sarebbe male. E qualcosa mi dice che probabilmente uscirà, ma di questo parleremo dopo. Comunque, voi lo state guardando in giapponese? Scrivetemelo qua sotto nei commenti. Concludiamo parlando del Jump Festa 2021 online. Konami ha annunciato che Yu-Gi-Oh! Sevens avrà il suo videogioco ufficiale per la Switch con la modalità Rush Duel. C'è stato fornito qualche piccolo approfondimento in merito a cosa si potrà fare con questo gioco, anche se chi sta guardando l'anime già lo sa. I giocatori potranno evocare normalmente un qualsiasi numero di mostri dalla propria mano in un turno, e non sarà necessario neanche tributare i mostri per le creature di alto livello. Inoltre, sempre ogni turno, si potrà pescare fino ad avere 5 carte. L'anime stesso ovviamente non è stato ancora portato in territorio americano o europeo, anche se a giugno è stato depositato un marchio per la versione inglese. In linea di massima, visto che non ci sono state eccezioni in passato, possiamo aspettarci che nei prossimi mesi o nell'anno ci sia un possibile adattamento anche per il nostro paese, e quindi il gioco potrà essere trainato dalla popolarità innescata dall'anime, altrimenti non credo avrebbe senso farlo uscire, senza considerare poi che devono spingere questa nuova modalità, che come abbiamo già detto in un vecchio video è soprattutto per un pubblico più giovane. Comunque, se riesco, quando uscirà questo gioco,
ne riparleremo. Ragazzi, con oggi è tutto. Vi ricordo come sempre di mettere mi piace, commentare, iscrivervi, accendere la campanellina e di seguirmi su tutti i miei social. Trovate i due profili Instagram qua sotto in descrizione. Quindi ragazzi, statemi easy e noi ci rivediamo settimana prossima, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!